Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio parlarvi di lei, Jeep Avengers 1200 turbo a benzina, 100 cavalli. Un'auto che esteticamente, almeno a me, piace tantissimo. Sempre con gli stilemmi Jeep, un'auto che bella bella. Non è, sono 4 metri e 08 di lunghezza, un'auto spaziosa per la sua dimensione. È un'auto che consuma poco, perché siamo intorno 17-18 con un litro di benzina. È un'auto che adesso andiamo a vedere e poi mi direte se vi piace. Eccola qua, nella sua comfort zone, diciamo così. Siamo nel letto di un fiume, bellissima, bel colore. Questo giallo qua veramente mette tanta allegria. E prima di partire innanzitutto vorrei ringraziare Auto d'Avanzo di Caorle, che si occupa di vendita di auto nuove ed usate e anche delle relative manutenzioni da quasi 50 anni. In caso vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere la concessionaria e se volete chiamarli e se volete anche altre informazioni. Bene, questa è Avenger. Ve la faccio vedere dal basso così, giusto per farvi capire. 4 metri e 0,8 di lunghezza, bella schiacciata, vedete tanta lamiera, vetri piccoli, bella schiacciata, ma dentro è molto molto spaziosa, non sembra ma è spaziosa, è una tra le più piccole delle Jeep. Allora, innanzitutto andiamo a vedere alcuni dettagli: cerchi in lega, freni a disco dietro e anche davanti, quindi abbiamo accesso, come avete sentito, chiave senza chiave keyless, quindi non dobbiamo averla sempre in mano, ma basta tenerla in tasca, e questa è la chiave, molto carina, anche questa qua con stemma Jeep, bella. A me piace tantissimo i frontali di questa Jeep, si vede che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di... speriamo che anche tutte le prossime Jeep le fanno così. Fari full LED, sia anche nel fendinebbia, nei fari anteriori, e anche nei fari di posizione. Abbiamo il radar per i vari ADAS e qui dentro ci sono, vedete, bella, qua ci sono i sensori per quanto riguarda il parcheggio, classico stilemma della Jeep che lo ritroviamo qua, poi ritroviamo anche qui, eccoci qua. E lo ritroviamo nei cerchi in lega, come vedete qui, è un po' dappertutto, li ho visti ovunque. Vi faccio vedere anche il posteriore, che è molto molto bello, eccoci qua, che ne dite? Poi questo colore qua mette tanta allegria e fa vedere dei bei contrasti. Con questo tetto in contrasto nero sembra quasi sospeso. Vedete che anche qui i passaruota sono tutti in plastica non verniciata lucida ma opaca, in modo da non vedere graffi, da non vedere strisci. Stessa cosa anche qua, vedete, tutta plastica bella opaca. Ed ecco qua. E qui vanno a indicarmi dove dobbiamo sollevarla col ponte. Molto ben fatta secondo me. Mi piace veramente tanto questa nuova estetica della Jeep. E voi cosa ne dite? Guardate che bella. Poi la vedi arrivare in strada e... veramente carina. Alta da terra, quindi possiamo andare ad affrontare tranquillamente la giungla urbana, ma possiamo andare anche a fare qualche sterrato tranquillamente senza nessun problema. Ed eccoci qua. Cioè, ha questo frontale così aperto che visto da questa posizione qua è molto molto bello. E poi abbiamo i passaruota, vedete che sono molto più larghi, vedete quando l'hanno allargata, è un bel vedere, veramente una bella auto secondo me. Ok, adesso voglio mostrarvi anche l'interno perché anche lì ci sono delle belle sorprese. Antennina, antennona Shark, come vedete,
A me piace tantissimo questo contrasto tra il giallo e il nero e poi questa antenna shark enorme. Bella. Anche dietro i fari sono tutti a LED, sia i fari di posizione che anche le frecce, che adesso vi accendo un attimo. Eccoci qua, guardate le frecce. E una cosa molto curiosa, vi faccio sentire adesso il rumore delle frecce interne. Sentite? Provengono direttamente dalle casse. È veramente qualcosa di diverso. È molto molto simpatica. Bene, ma visto che ho aperto la porta vi faccio vedere anche gli interni. Partiamo dal pannello porta, plastiche, super croccantone, però io torno a ripetere sempre, le plastiche così croccanti sono sempre plastiche che dopo sono facili da pulire. E questa auto è fatta per andare sul fuoristrada, per sporcarla, per renderla partecipe di un nostro viaggio, quindi facile da pulire e via. Maniglione bella grande per prenderla, questa cornicione qua grande, quattro finestrini elettrici, sia posteriori che anteriori, blocco delle porte e regolazione degli specchietti elettrici. Come vedete abbiamo l'angolo, la possibilità di avere in questa versione che è la Summit, che è la più accessoriata, abbiamo anche l'indicatore dell'angolo cieco, dei bei sedili, molto belli, con questo pelle, poi qui l'impuntura messa scritta Jeep, e questo giallo che sfuma al nero del sedile. Un bel sedile comodo, molto interessante. Vista da dentro, eccoci qua. La scritta Avenger su questo, un super display con Android Auto e Apple CarPlay wireless, e dopo andiamo a vederlo comunque. E qui abbiamo il nostro volante in pelle, tutto bello piccolino, bello morbido. Ah, è veramente bella da guidare quest'auto, credetemi. Qui sotto abbiamo l'assistente alla discesa, abbiamo il lunotto che è comunque, si può sbrinare molto. Guardate anche lo specchietto retrovisore, vedete, senza cornice. Quindi è sportiva, ma allo stesso tempo anche molto elegante, secondo me. Guardate che bei interni. Proviamo a salire dietro. Qui abbiamo, vedete, i vetri privacy, piccolini, ma comunque questi vetri qui, neri così, mi aiutano a non vedere il dentro, quindi posso lasciare qualche oggetto anche dietro, e allo stesso tempo mi proteggono dal sole. Pannello porta sempre bello croccantino, bella manigliona, e adesso proviamo a salire dietro e vi faccio vedere come si sta. Allora, il sedile davanti è nella mia posizione, quindi adesso vi faccio vedere lo spazio che c'è. Eccoci qua. Allora, in altezza nessun problema, guardate ancora quanto spazio c'è. Qui tende a scendere un po' proprio per l'estetica, che avete visto che è tipo quasi un coupé, però abbiamo spazio, tranquilli. Io sono 1,80 e ci sto tranquillamente. Qua il posto per le gambe, non siamo su una limousine, però comunque di spazio ce n'è. Vedete, qua abbiamo le luci che sono sempre touch, quindi possiamo toccarle, sono a sfioro. Non abbiamo nessun appiglio da nessuna parte, quindi nessun sedile ha il suo, cioè nessun passeggero può prendersi per uscire. Un peccato questo, qua, perché è giusto che sia qua. Questo deve illuminarmi qua dove sono io, non deve illuminare e averla alle spalle che non mi illumina quello che mi serve. Se devo leggere un libro, devo fare qualcosa, ce l'ho qua davanti. Qua abbiamo una bella tasca ben rifinita, sempre in pelle, il bracciolo per le persone che stanno sedute davanti, e qui come vedete abbiamo una USB-C, quindi non abbiamo bocchetta dell'aria, ma se dobbiamo ricaricare un device abbiamo già l'USB-C. Eccoci qua. Sedili con poggia testa, secondo me per fare un viaggio tranquilli. C'è un po' questa altezza qua che è per estetica, abbiamo visto che abbiamo dei lamieroni belli grandi, e qui è molto alto, cioè dà il senso un po' di soffocamento, però comunque per fare un viaggio secondo me potete andare tranquilli. Abbiamo tanti altri comfort che ci aiutano. Bene, ora vi faccio vedere la plancia davanti, cioè si vede che è un prodotto che ha una qualità molto buona, secondo me molto molto buona. Guardate che bello,
tutto in semipelle. Te lo ripeto, questa è la versione Summit, quindi la serie più alta, con qualche accessorio in più. E soprattutto quel fascione là del colore della carrozzeria a me fa impazzire, sto super display enorme che adesso andiamo a vederlo acceso, però molto molto carina. Ecco, scusate, la maniglia c'è solo dalla parte del passeggero. Non l'avevo notata, l'ho vista adesso. Sempre 6 marce, cambio manuale, così qua. Qua abbiamo tutti i tastini per comandare il climatizzatore. L'unica pecca è questo tasto qua, che serve sia per accendere la radio che per girarlo un po' troppo fino per tutto il resto dell'auto, di come è fatta secondo me. Qui abbiamo il freno a mano, il drive mode, perché possiamo mettere fango, sabbia, neve, lui tramite l'elettronica riesce a gestire la trazione. Poi guardate qua tutti i tasti del clima, che sono ripetuti qui, ma sono anche touch. Vedete che qui abbiamo un ingresso, scusate, una presa USB normale e un USB-C, quindi se avete il device nuovo, benissimo, usate l'USB-C, altrimenti usate l'USB. Presa 12 volt e qui c'è la ricarica wireless per il nostro cellulare, molto grande e capiente, soprattutto per i nuovi device che sono sempre più enormi. Ed eccoci qua. Adesso saliamo e andiamo a vedere un po' come va. Prima di salire di nuovo a bordo, però, volevo fargli vedere quanto riguarda il bagagliaio, che è forse una delle note più dolenti, perché per estetica o per cosa non è straenorme, cioè per una famiglia la vedo un po' dura caricare la valigia per 4 persone. Comunque c'è. Allora, tengo premuto il tasto, ok. Qui abbiamo un doppio fondo, come vedete, alzo qua e abbiamo un altro scomparto sotto che saranno un 5 cm di profondità. Qui abbiamo le nostre calze, luce a LED anche dietro, non è male, non è affatto male, però mi aspettavo qualcosina in più, ci sono concorrenti che fanno, è un po' più grande, però per il resto comunque abbiamo già un comando del bagagliaio elettroattuato. Andiamo, una sirena più che un... ed eccoci qua, chiuso. Vedete anche qua sotto lo scarico cromato, reale, perché è veramente lui, non è un finto scarico come fanno tante auto, che a me sinceramente non piace proprio per nulla. Adesso entriamo dentro un'auto, come così vi porto con me all'interno. Apriamo l'auto, quindi ad accoglierci c'è già... qui direttamente per avviare il motore ci spiega come fare, ed eccoci qua, e qui siamo seduti, simbolo Jeep. Allora, per accendere l'auto dovete comunque schiacciare la frizione, avere le chiavi in tasca logicamente, ma se siete entrati ce l'avete di sicuro, e qui non basta un click e parte. Ecco, quando è fredda dobbiamo tenere premuto per almeno 5 secondi, all'inizio non mi capivo tanto sinceramente. Bene, chiudiamo la porta. Allora, qui adesso, l'altra sera stavo guardando come fare per cambiare questo display qua, che possiamo cambiarlo, e cercavo i tasti che secondo me andavano messi qua nel volante quando vogliamo cambiarlo, e non sono neanche qui nel nostro cruscotto. Dove sono? Sono qua. Allora, io adesso vi faccio vedere le varie modalità. Vedete, qui abbiamo il consumo, tragitto 2, ed eccoci qua. Se invece vogliamo cambiare modalità, adesso c'è il navigatore, quindi vado a premere questo tasto qua. Adesso si sta connettendo Android Auto, perché siamo appena saliti in auto, quindi immaginatevi, voi arrivate in auto, ok? Abbassiamo l'audio. Arrivate in auto, mettete il vostro cellulare qui, se avete un cellulare con la ricarica wireless, lui va in carica, vedete? Si è accesa la luce che sta caricando. Android Auto wireless, quindi fantastica sta roba qua, non serve collegare cavi, non serve fare nulla. Qui possiamo ascoltarci la musica tranquillamente da YouTube Music, Spotify, quello che avete. Molto molto interessante questa cosa di non dover collegare i cavi, scusate, ma per me è una cosa che aiuta tantissimo nella vita di tutti i giorni, ecco.
andiamo su Android Auto e guardate che super display. Il nostro navigatore, qui possiamo cambiare anche, vedete il navigatore a destra, qui abbiamo tutte le app, ok? Cioè è veramente un bel touch, un bel display, adesso c'è luce e si vede perfetto, perché basta che guardate come si vede, e posso cambiare ancora questa grafica, mettere il navigatore qua e di qui la musica, poi possiamo configurarlo come vogliamo noi. All'interno del nostro cruscotto, che abbiamo sempre un bel display, vedete? Allora io adesso vado a cambiare la grafica. In questo caso qua abbiamo la musica che stiamo ascoltando. Io giro così, vedo consumo istantaneo. Qua c'è la temperatura dell'acqua. E poi se tengo premuto, si apre. Avete visto che si sono aperte come le finestrelle per usare il navigatore. Oppure posso tornare a questa schermata qua. Quindi stiamo correndo e abbiamo il navigatore proprio qui dove abbiamo il contachilometri. Anche la qui vedete sembra una tanica di benzina che fa vedere quanti chilometri abbiamo ancora disponibili, i giri motore. Poi qua abbiamo per quanto riguarda il cruise control eccetera e qui abbiamo il volume dei tasti, della radio scusate. I tasti qui sotto, come vedete qui per il climatizzatore, vogliamo abbassare il clima e alzarlo, la temperatura, sempre con questo tasto qua, oppure possiamo andare direttamente da qua, dal nostro touch. Questo display qua così grande è veramente comodo perché abbiamo più grafiche. Qui poi abbiamo i vari menu, sempre per i climatizzatori, eccetera. Quello che volevo farvi vedere io prima era il drive mode. Adesso io vado a premere e vi faccio vedere cosa viene in grafica. Ecco, sabbia, fango, neve. Quindi se troviamo un po' di fango, un po' di sabbia, vogliamo andare fuori un po' su una stradina che non è la classica stradina, possiamo mettere sport. E quindi ha una risposta molto più veloce. Normal, ecco, consuma meno, ma va anche meno. Sabbia, fango e neve. Beh, ha veramente un bel display. E anche l'auto è... A me piace tanto, perché è piccola, poi c'è questo musone qui davanti, guardate. Cioè, si sa sempre dove si va. Una cosa volevo farvi vedere, la retromarcia è una cosa eccezionale. Allora, adesso io metto la retromarcia. Vedete qui la grafica come viene fuori. Se avessi una macchina dietro, lei registra quello che registra la telecamera. Non è che stiamo vedendo l'auto dall'alto, ma registra quello che sta facendo vedere qua, me lo riporta qua. E quando si fa l'elettromarcia che dietro c'è un'auto, si vede molto molto bene. Qui possiamo cambiare, ecco, la grafica, possiamo metterla così o così. Una cosa carina e diversa dall'altro. Da tutti, insomma. E adesso andiamo avanti e lei si dovrebbe togliere. Ecco, un'altra particolarità di quest'auto che ha veramente tanti porta oggetti. Perché allora abbiamo questo qui che vi dicevo del cellulare. Molto capiente anche. Spegniamo l'auto così non sentiamo rumori. Questo è molto capiente. E poi questa cosa qua, che sembra una maniglia per prendersi, come fa, di solito era sulle Jeep, mi ricordo sulla Avengers, scusate, sulla Renegade. E invece qua abbiamo una tasca, stile... Vi ricordate la Panda che aveva questa tasca qua? Per appoggiare chi è il passeggero, può appoggiarsi qua il cellulare, il portafoglio, le carte, qualsiasi cosa. Qui abbiamo una bella buchetta dell'aria. Ed è così qua. Devo farvi vedere se riesco. Allora, torniamo in Jeep. C'è un menu solo per gli ADAS. Allora, ecco qua. ADAS. Funzioni. Parcheggio. Funzione assistenza. Stop and start. Controllo e trazione. Riconoscimento limiti e velocità. Riconoscimento cartelli stradali. Alert punto cieco. Alert attenzione guidatore. È completa di tutto. Questa qui, che questa versione qua. Ed è secondo me interessante, molto interessante. Proviamo a fare un piccolo giretto, quindi accendiamo l'auto, tasto accensione, eccoci qua. Adesso lui fa tutto il suo ambaradan di avvio. Vado a mettere il cellulare qui in ricarica, così tanto si ricarica e via. Stacchiamo il freno a mano e facciamo una piccola prova.
Proviamo un'accelerazione un attimo. Sentite il rumore dei tre cilindri? Va via bene comunque. Molto bene. Ah, rilevamento dei segnali stradali, quindi ci mette sempre la velocità giusta. Volendo ci mantiene anche la velocità. Se ho un'auto davanti, vedete lì, me la segna. Adesso faccio terza a 50 all'ora. Andiamo fuori dal limite dei 50. Dobbiamo dare un'accelerata. Piccolo vuoto. Mi dice già di cambiare quarta. 3400 giri. Siamo a 90 all'ora. Adesso metto sesta a 90 all'ora. 1800 giri. 1800 giri a 90 all'ora. 87, 88. Sì, 1800 giri a 90 all'ora. Quindi è un bel andare. Consumi anche molto bassi, essendo una sesta così veloce. Quando scaldiamo la marcia, il motore è subito pronto. C'è un piccolo vuoto i primi giri che non riesco a capire come mai. Ecco, sentite il rombo del tre cilindri. Dai, facciamo una rotonda. Anche una bella stabilità, molto ben piantata a terra come auto. Vediamo. Sentite la freccia, tac, tac. Molto simpatico. Buono, allora, 50 all'ora, terza. Giù tutto. Spinge continua. Qui mettiamo 2,1, 2,4. Ok. Qui la strada è piena di salti e comunque li ammortizza molto bene. Di solito lo faccio con la Captur, non ammortizza così bene. Si vede che sono ben tarati gli ammortizzatori. Lui mi dice di buttare sesta. Ecco, allora in sesta, con tutti questi salti qua, 1800 giri, consumo istantaneo 5,8 per 100 km. Beh, adesso 4,8, 4,2, 4,9. Secondo me 18, 19 con un litro a 90 all'ora li fa tranquillamente. E comunque se abbiamo bisogno di ripresa lei va, e va molto anche bene. Eccoci qua signori, siamo tornati dal piccolo giretto di prova. Prodotto molto molto carino, un bel motore elastico, tira bene, 100 cavalli si sentono. Non si sente tanto il turbo come su altre auto, però si sente questa spinta che è continua e non ha mai tanti vuoti. Basta usarla dai 2000 ai 4005 al massimo di giri, è inutile tirare di più che tanto consumiamo solo benzina per niente. Se volete iscrivervi al canale basta premere il tastino lì che c'è scritto iscriviti, mettete un super like e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.